Va bene, buongiorno. Questo è il fantastico video dei favoriti del mese di giugno per quanto riguarda i prodotti da trucco. I prodotti in effetti non sono tanti, però sono tutti fantastici, nel senso che sono tutte cose che mi piacciono tantissimo. Allora, vorrei cominciare con quello che è stata una bella sorpresa, una rara bella sorpresa. È bella scoperta, ossia il fondotinta in cialda in polvere pressata di Deborah Milano, Deborah con la H. Questo fa parte della linea che si chiama Formula Pura. Bisogna stare un po' attenti perché non tutti i prodotti della Formula Pura di Deborah hanno realmente un incenteramento naturale, tuttavia questo sì, questo ha anche un vaghissimo fattore di protezione che comunque non vi protegge, sotto dovete mettere comunque una protezione solare. Numero 15, non so se riuscite a leggere, c'è anche un adesivino che dice tac free e non comedogenico. Insomma, questo è un prodotto pensato bene, pensato decentemente bene. Al suo interno, comunque, se uno va veramente a studiarsi l'INCI, ci sono anche ingredienti molto molto economici che non giustificano tantissimo il prezzo di questo fondotinta, perché questo comunque è un fondotinta che, se ben ricordo, costa più di 12 euro. Io l'avevo comprato in offerta insieme al correttore, sempre della linea Formula Pura, e il correttore, per esempio, assolutamente non ha un INCI interamente naturale, per questo non l'avete ancora mai visto su questi schermi. Diciamo anche che la confezione è un po' spessa, cioè a quest'ora esistono confezioni leggermente più pratiche, però comunque è una confezione che mi piace e mi è simpatica, sembra un prodotto giapponese. Vedete bene che c'è uno specchio bello capiente e bello anche professionale, nel senso uno specchio fatto bene, poi c'è la cialda e poi c'è qui sotto lo spazio areato con i buchini con la spugnetta di lattice. La spugnetta di lattice io non l'ho mai usata finora perché serve ad ottenere un finish più spesso, anche con una coprenza più spessa sul viso. E come forse, se guardate per caso, per sbaglio, i miei video regolarmente, avrete imparato, a me piace un finish sul viso molto molto leggero e che in ogni caso non copra più di tanto, perché non mi piace coprire. Uso un colore come base per tutto il viso semplicemente per rendere l'aspetto del viso omogeneo, ma nella maniera più assoluta, non per coprire neanche quando ho i brufoli. Adesso incredibilmente è un periodo in cui non ho brufoli, ma anche quando ho i brufoli il mio scopo nella vita non è coprire i brufoli, veramente. Allora, questo è fatto in questa maniera. Forse riuscite a vedere dal monitor della fotocamera che il colore di questo fondotinta è leggermente più orientato verso il rosa rispetto al colore naturale della mia pelle. Come tonalità di colore ci siamo, però qui c'è una leggera parvenza di rosa in più che sulla mia pelle non c'è. Tuttavia, ce l'ho in faccia anche in questo momento, tuttavia non mi disturba più di tanto e quindi questo è stato un fondotinta che io durante tutto il mese di giugno mi sono messa veramente molto molto volentieri. Qui una ditatina piccola piccola, forse anche dalla ditatina si vede che c'è un po' più di rosa rispetto a quello che è il colore del resto della mia mano. Io ho messo questo fondotinta sempre con il pennellozzo amatissimo di Sephora, il Poudre Minerale numero 45, e l'ho messo proprio volentieri questo fondotinta perché fa un finish bello, fa proprio la faccia bella, si vede dai video e si vede anche dalla realtà. Poi, parlando di cose belle che fanno anche un effetto bello, il mese di giugno ha segnato il grandissimo, fantastico ritorno del bellissimo bronzer cotto, di una delle svariate tonalità di bronzer cotto di Bare Minerals. Questo, nella fattispecie, è quello che io ho preferito nel mese di giugno ed è quello che si chiama Fair to Light, ossia il più chiaro. Questo bronzer di Bare Minerals credo si trovi ancora tranquillamente in commercio, costa
20 e passa euro, non mi ricordo con precisione quanto costi, perché io ho comprato tutti questi bronzer, quasi tutti molto molto scontati, con sconti che me l'hanno fatti pagare, che me l'hanno, sì, che mi hanno fatto pagare in alcune occasioni addirittura quasi 10, 12, 15 euro di meno rispetto al prezzo pieno, perché ho acquistato questi bronzer, li ho acquistati quasi tutti all'outlet di QVC, che una volta avevo di strada, ora purtroppo non più perché ha cambiato sede. Questo è il bronzer Cotto Fair to Light. A me questo bronzer piace tantissimo perché questo si chiama Invisible Bronzer e in effetti è veramente invisibile perché dà una colorazione molto naturale al viso, senza che si veda la macchiolona di bronzer, e questa è la sua colorazione, proprio leggera leggera. Man mano che si entra nell'estate, a me piace usare bronzer particolarmente leggeri e con una colorazione particolarmente quasi vedo e non vedo, perché sono dell'idea che quando abbiamo la luce del sole direttamente sparata in faccia, non c'è bisogno di usare colori forti sul viso, perché anche i colori molto tenui si vedono già molto molto chiaramente, molto molto bene. Mentre invece, per esempio, d'inverno la luce data da condizioni meteorologiche molto nebulose o anche dalla luce artificiale, questi due tipi di luce richiedono proprio colori più calcati e colori più scuri, ed è per questo che io ho la tendenza in inverno ad usare colori sempre molto molto più scuri rispetto ai colori invece estivi, e quindi questo vale anche per il bronzer. Poi inaspettatamente nel mese di giugno è tornato un grande classico, ossia skinny jeans di Benefit. Questa confezione, così come la vedete nelle mie mani, assolutamente non esiste più. L'inci di questo ombretto in crema è anche cambiato ormai già da un po' di anni, e l'inci di questo ombretto in crema che io ho in mano in questo momento non era in nessun modo un inci interamente naturale, però era un inci migliore rispetto all'inci che oggi come oggi hanno gli ombretti in crema di Benefit, quindi magari fateci attenzione. Skinny jeans è un grande classico perché è un verde grigio con riflessi dorati, che secondo me sta benissimo alle persone che hanno i miei colori di pelle, il mio colore di occhi e il mio colore di capelli. Naturalmente si avvicina il momento tosse. E quindi io tutte le volte che mi metto skinny jeans di Benefit, anche solo un'aura di colore distribuita in modo molto molto leggero su tutta la palpebra mobile, un pochino a ridosso del crise, cioè la gente proprio riguarda. È come se questo ombretto sulle palpebre mi rendesse visibile, mentre invece senza questo ombretto sulle palpebre io sono invisibile e nessuno si interessa esteticamente alla mia presenza e alla mia persona. È una cosa veramente strana, veramente, perché proprio skinny jeans di Benefit esalta tantissimo i miei colori, ed è come se fossimo nati l'uno per l'altro. Che cosa posso dire? Sarebbe anzi ora che altre ditte, magari anche interamente naturali, si cimentassero con un colore come questo. Green Smoke, ombretto di MAC, è molto molto vicino come tipo di colorazione a Skinny Jeans di Benefit, però per il resto io non conosco altri colori in commercio, né tra le marche tradizionali, convenzionali, né tra le marche EcoBio, che abbia questa stessa identica tonalità, ossia un verde grigio con riflessi dorati, e in cui a prevalere non è né il verde né il grigio né il riflesso dorato, ma tutte e tre coesistono molto 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 con evidenza, con molta 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 evidenza. E poi passiamo alle labbra. La prima cosa che vi faccio vedere è Stone di MAC, matita per le labbra con cui ho delineato le labbra anche oggi. A proposito, le labbra sì, le ho delineate con Stone di MAC, però le ho riempite con un'altra matita di MAC che si chiama Strip Down. Nel mese di luglio, poi nel video dei favoriti del mese di luglio, vedrete diverse matite di MAC, non solo la solita Stone, non solo la solita Chestnut.
Questa è la colorazione di Stone, questo è un marrone proprio, un marrone tendente al grigio con una specie di presenza appena appena accennata di rosa malvato. Come vedete è una matita molto spuntata, primo perché naturalmente tutte le volte che l'appunto si consuma, secondo perché a me non piace delineare le labbra con una matita molto puntata, perché la matita molto puntata perde cumuletti e grumetti che poi si vanno a ficcare nei pori o rimangono impigliati nei baffi o altre oscenità di questo tipo. E terzo motivo più importante è perché questa matita, così come ce l'ho in mano io in questo momento, ha un'inci interamente naturale, escluse le lacche ed esclusi i pigmenti, ed è lo stesso identico inci che hanno ancora oggi le matite di Terra Naturi, e Terra Naturi è la marca Ecobio delle drogherie tedesche Müller, che hanno matite da labbra. La marca Terra Naturi ha matite da labbra fabbricate in parte in Polonia, in parte in Germania, così come anche una volta le matite da labbra di MAC. Adesso queste matite sono state completamente riformulate e se voi aveste ancora le matite vecchie e se andaste in una filiale di MAC e confrontaste i colori, vedreste che anche i colori, anche se hanno ancora lo stesso nome, non sono gli stessi. Cioè Stone, che c'è oggi nei negozi, non è Stone che ho in mano io in questo momento, sia perché il colore è diverso, sia perché l'inci è completamente diverso. Adesso nelle matite da labbra c'è l'impossibile, cioè ci sono 5, 6, 7 tipi di siliconi diversi, un qualcosa di impresentabile. Le matite di MAC nella formulazione vecchia, non sono mai state matite che reggono molto molto bene sulle labbra e non sono mai state matite esenti da pappazza, nel senso che se il tratto di matita va qui all'angolo interno delle labbra, dopo un po' che parlate si forma lo scenissima pappazza bianca. Ma del resto queste sono appunto nella formulazione vecchia, ripeto ancora una volta, matite realmente interamente naturali, eccetto le lacche e i pigmenti che formano la colorazione, e quindi non si può volere troppissimo da queste matite. A proposito di lacche e pigmenti, voi forse sapete che la stragrande maggioranza, quasi il 100% delle marche italiane che amano chiamare se stesse Ecobio, producono cosmetici decorativi che hanno al loro interno però pigmenti e lacche che interamente naturali non sono per niente e però sopra le confezioni dei loro prodotti scrivono bellamente, allegramente, molto superficialmente Ecobio. E non basta solo l'inci interamente naturale, anche i pigmenti devono essere interamente naturali. Però con certa gente in certi paesi devi fare una legge apposta perché altrimenti le ditte ti fregano. Poi c'è un rossetto nel mese di giugno che ho usato moltissimo ed è il rossetto di Terra Naturi, così questo faceva parte di un'edizione limitata. No, questo non fa parte, questo è nella collezione permanente. Numero 01 Nude Brown si chiama. Questo è un colore estremamente naturale con cui io vado estremamente d'accordo e questo è proprio il rossetto tipico per tutti i giorni. Con l'estate poi è diventato estremamente cremoso e molto molto accogliente, mentre invece in inverno era non duro, però comunque un po' così, un po' tirato. Invece con l'estate si è fatto molto molto morbido e questa è la sua colorazione. Questa colorazione sulle mie labbra è quasi invisibile, però lo stesso dà alle labbra un aspetto cremosamente caramellato, che è comunque un qualcosa che mi piace molto. Qui siamo nel tipo di colorazione mio solito, normale. Colorazioni di questo tipo sono le mie favorite da sempre. C'è chi ha da ridire su questa cosa, però poi alla fine le labbra sono le mie, che cacchio vuoi? Cioè, se non ti piace questo tipo di colorazione, prima di tutto non te la comprare e non te la usare e non te la mettere, ma poi soprattutto non guardare il mio canale perché troverai sempre, spesso, spessissimo colorazioni di questo genere. Ma le persone a volte quando guardano i video di YouTube si sentono sopraffatte
da quella che a loro sembra la sicurezza di chi parla nei video e quindi si dispiacciono con se stesse perché per il loro gusto personale non possono aderire, non possono fare propria e non possono sposare quella sicurezza su quella determinata tonalità, su quel determinato prodotto e ciò le fa reagire aggressivamente. Ma la soluzione migliore sarebbe semplicemente staccare il contatto, perché nessuno ti obbliga a guardare un video in cui si parla di cose che a te non piacciono, che per il tuo gusto non sono cose che ti piacciono. E come sia possibile che la gente non capisce questa cosa? Boh, rimane per me un mistero. Ma anche gente con famiglia, gente che tira su figli. Veramente non capisco, ma comunque. Altro grandissimo favorito del mese di giugno è stato, sono stati in realtà due matitoni di Alverde. Qui però ne vedete uno solo perché c'è stato un incidente. L'incidente, presto detto, in una giornata di quelle con 42 gradi, perché qui purtroppo abbiamo avuto giornate con 42 gradi. E sono andata ad aprire il matitone. Il matitone ha un cappuccio di plastica molto spessa e molto molto aderente al resto del coso. Bisogna proprio fare così e si sente anche un rumore, stop, e si apre il matitone. Si può anche aprire in maniera più delicata, ossia così lentamente, però tu di solito non ci pensi e tendi ad aprire il matitone facendo stop, vedi? Facendo stop con la tonalità che ora purtroppo è defunta e che in questo momento neanche mi ricordo come si chiama, e lo stick all'interno del guscio qui dell'involucro è schizzato via, si è infranto al suolo e si è spappolato macchiando inverosimilmente le mattonelle, che sono porose, per pulirlo ci ho messo mezza giornata. Perché si era sciolto con il caldo. Queste sono le cose che succedono quando fa caldo. Comunque, allora adesso vi faccio vedere l'altro matitone che ho usato moltissimo nel mese di giugno e che si chiama Pretty Mauve. Questi sono matitoni con una profumazione molto forte di pseudofrutti di bosco, profumazione artificialissima, abbastanza schifosa, e vabbè. Questa è la colorazione. Questo sulle mie labbra è un colore quasi rosso, un rosso molto particolare che mi accende il viso senza essere troppo evidente né troppo chiassoso ed è un colore che mi piace veramente molto. L'altro colore defunto invece era un beige marrone caldo, un po' come questo rossetto di Terra Naturi, però purtroppo, ripeto, quel matitone è defunto, lo ricomprerò appena mi capita l'occasione, però finora non l'ho ancora ricomprato. E comunque il numero 60, il matitone defunto è il numero 60, ma non mi ricordo con precisione il nome. Questo è il numero 75, Pretty Mauve. Questi matitoni non sono performantissimi, nel senso che loro darebbero teoricamente un finish matte. Ma in realtà questo finish matte non aderisce bene alle labbra e quindi non li si può lasciare così matte sulle labbra. Bisogna metterci per forza sopra un lucidalabbra. Però poi con un lucidalabbra sopra diventano qualcosa di veramente molto molto carino, con un rilascio di colore che è un rilascio di colore estremamente piacevole e con delle colorazioni che danno veramente soddisfazione. Quindi capiamoci bene, questi sono matitoni che sono esattamente, che performano esattamente per quello che costano. Costano 3,95 euro o 2,95 euro addirittura, non mi ricordo in questo momento, ma credo 3,95 euro, e quindi performano come può performare un prodotto che costa 3,95 euro, cioè poco. Però per tutti i motivi che vi ho detto, questi sono matitoni che a me piacciono moltissimo. Non parliamo poi di quello che sta facendo Alverde in questo momento perché ha tirato fuori una collezione limitata con svariati prodotti da labbra. Ce ne fosse uno che serve a qualcosa, sono prodotti da labbra osceni, veramente inutilizzabili, che costano anche più della norma tipica di Alverde. Ma di questo casomai forse parleremo nel mese di luglio. Infine, un grande classico di questo canale, ossia il rossetto di Nika che si chiama Sheer Peach. Anche questo è stato fantasticamente da me usato durante tutto il mese di giugno. Vedete bene che nel mese di giugno ho preferito
colori più o meno tenui. E praticamente il colore più scuro che ho usato è stato questo. E per il resto ho usato tutti i colori proprio da tutti i giorni, perché nel mese di giugno non ho dovuto lavorare più di tanto, però ho avuto delle occasioni non di lavoro, ma comunque ufficiali a cui partecipare e non potevo andare a queste occasioni con rossetti troppo evidenti perché non sta bene nell'ambito sociale di ciò che erano questi eventi e questi incontri. Il rossetto Sheer Peach è questo. Questo non forma papazza, mai. I rossetti di Nika sono ottimi, però sappiate, come si vede bene anche da qui, che sono metallici, che rilasciano non tantissimo colore, che sono molto secchi, hanno la tendenza ad essere molto molto secchi e che vanno un po' accompagnati e bisogna un pochino farli da babysitter. Hanno anche la tendenza a rompersi qui e quindi non bisogna mai riporli a testa in giù, ma sempre così a testa in su. Io spesso ripongo i rossetti a testa in giù perché così posso vedere senza tirar fuori i rossetti di che colorazione si tratta, no? Però adesso che è estate ho dovuto cambiare tutti i rossetti, li ho dovuti mettere a testa in su perché altrimenti il bullet sciogliendosi con il caldo si stacca proprio, quindi non è solo in Inika, ma succede soprattutto con i rossetti di Inika. Questo rossetto per me è bellissimo, come tutti i rossetti di Nika, perché mi dà un finish semimetallico, che è un finish a malapena accennato, una colorazione a malapena accennata, ma molto molto bella, che esalta le labbra in una maniera che mi piace, e soprattutto un rossetto che dura parecchie ore, non è resistente al mangiare, non è resistente agli oli e alle bevande, naturalmente nulla di tutto questo. È un rossetto in fin dei conti interamente naturali, però i rossetti di Nika sono signor rossetti. Costano un sacco di soldi perché costano un sacco di soldi, però sono veramente rossetti fatti bene. Non vi lasciate ingannare, però, perché questo non vuol dire che Nika tutto quello che fa lo fa bene. Prima di tutto perché Nika non fa proprio niente, Nika si fa produrre roba da laboratori segreti che noi non sappiamo, ma di suo non produce assolutamente niente. E quindi l'esito dei suoi prodotti, così come la performance dei suoi prodotti, è molto variabile. Dipende da dove un prodotto è stato prodotto. Ci sono certi prodotti di Nika che sono stati fabbricati in Italia, certi altri in Australia, certi altri negli Stati Uniti. E allora alcuni prodotti di Nika sono buoni, altri sono delle ciofeche allucinanti. Quello che non cambia è il prezzo, che è sempre variabilmente, sfacciatamente, indecentemente alto. Ecco, spero di avervi dato sufficienti indicazioni per aiutarvi a ragionare e a non lasciarvi trasportare dalle illusioni quando si parla di trucco. E questo video è finito e quindi necessariamente ci vediamo nel prossimo. Ciao!